Raga, oggi vi mostro la spesa che abbiamo fatto. Alla fine vi dico quando abbiamo speso. E nel frattempo capite pure quando abbiamo comprato. Tenete presente che la tassazione in Giappone va dall'8 al 10% in generale, ma la roba da mangiare più o meno l'8% su molte di quelle cose. Quindi partiamo con l'alga. Ho preso le fragole. Una confezione di queste fragole, così come la vedete, costa 4.450 yen e 486 con le tasse sopra, quindi 400, fate, diciamo che il cambio sia intorno ai 130, siamo su intorno a qualcosa da forte 4 euro. Latte costa 1,50 euro più o meno. Ok, i biscotti non mi ho comprati, questo è la piccola. Questo è proprio fatto apposta per i bambini, insomma, con meno zucchero, meno grassi, perché non è che se lo mangia tutto quanto, ne mangia uno o due. Questo perché vuole assaggiare mia moglie, lo assaggio proprio io. Questa roba qua, questo qua, sta botta di calorie, costa 80 centesimi. Abbiamo le uova, pacco da 12 di uova, viene intorno ai 2 euro e qualcosa. 190, sono 1,70 euro, 1,80 euro. Poi ci sono anche della tipologia di uova che arrivano anche di più. Ma questo, diciamo, è quello che si trova di più nei supermercati. Ha una scadenza di circa 2 settimane più o meno. Questo è il caffè senza caffè. Qua per le zuppe, burro, gomme, affopane per la pupa, biscotti. Questo è chicken nugget, pollo. Questo costa stato circa 3 euro. Come comincio a mettere qua. Confettura. Arachidi, questa è una cosa speciale perché c'è un evento per i bambini, una festività per i bambini nei prossimi giorni, esce un video a parte di questa cosa, mi faceva due risate. Già sapete cos'è questo qua, il finto granchio? Lo compro perché è carico di... è buono a livello di proteine all'interno, ogni tanto mi caccio questo sfizio. Neghi, due, circa 1,50 euro, 1,60 euro per due di questi qua. Poi abbiamo i succhi per la piccola, banane, che è il frutto che costa di meno in Giappone, perché è importato da Sud America o dall'Africa. Pollo, questo è costato circa 383 yen per 400 grammi, costa 88 yen, scusate, a ogni 100 grammi. Siamo su 50 centesimi di euro, credo, cioè ogni 50 centesimi di euro. Ogni 100 grammi, quindi 3,83, siamo sui poco intorno ai 3 euro per sto pollo. Andiamo l'aglio, la cipolla, questo costa 2 euro e oltre questo qua. Cipolla, sembra qua, arachidi, verdura, funghi. Mariamo la carne, vedete un altro video poi dove la cassiera mi ha sistemato la roba, ecco, io la sto spacchettando nell'ordine in quale lei l'ha messa dentro, poi vedete un altro video, non so se lo vedete prima di questo, dopo di questo, è impressionante. Due carote vendono un euro e qualcosa, un euro, circa un euro, due carote, perché la frutta, la verdura molte volte qua in questo paese non va a peso, va a unità. Ma abbiamo la carne, qua abbiamo, questa viene circa 1,20 euro presso poco ogni 100 grammi, cioè 300 grammi ed è costata intorno ai 500 yen, siamo su 3 euro e qualcosa, 3,54 euro. Macinato misto di maiale e bovino, questo qua, e viene, sto mostrando la spesa bella di papà, viene 1 euro ogni 100 grammi e siamo su... Che faccio? Mostro la spesa. Perché siamo in un momento di crisi nel mondo e la roba sta costando un casino. Ma anche per far capire a sta parte del mondo quanto paghiamo una spesa del genere.
qua siamo sui 645 yen, quindi a 1,30 euro, ne faccio 130 yen per approssimare, siamo sui circa intorno alle 4 euro e qualcosa, per macinato, ed è circa mezzo chilo quasi. Questo poi lo spacco in tre parti, in parte lo congelo, in parte lo uso per fare altre cose. Poi abbiamo trovato una cosa che per qualcuno sarà una tristezza, per noi è la prima volta che l'abbiamo mai vista in 7 anni, sono le cozze senza guscio. I giapponesi la usano per fare zuppe e queste cose qua, non ho idea, costava 220 euro qualcosa, non ho idea di cosa sia, di cosa ne esce, però credo che siano già precotte pure. Dai su, che vi faccio alterare un po', va? Dove lo trovo io il parmigiano? Il grano non avete idea di quanto mi costa a me. Onestamente non me lo posso permettere di comprare grana per... Poi abbiamo sashimi in offerta, 11 euro. 11 euro tutta la confezione di sashimi. Abbiamo succo di frutta e verdure, 100% frutta e verdura, questo qua è buono, questo è buono, questo costa più di 2 euro. Poi abbiamo la maionese, quella là, quella più, questa è leggera, dietetica, questa qua. La maionese giapponese è diversa da quella nostra. Questa ha un rapporto di ogni 15 grammi circa 50 kcal, rispetto alla maionese normale. È più leggera, non è che mia figlia la prende, questa la prendiamo per noi, questa. Lavare i piatti, sapone, e le buste della spazzatura, che questo qua sono quelle che noi utilizziamo. In Giappone non c'è la tassa sulla spazzatura, ma dobbiamo comprare queste buste, queste verdi e le altre, quelle là, rosse, per differenziarla da una... quelle rosse sono solo per la plastica, questo qua è per un po' tutto il resto. Poi i cartoni è una cosa, le lattine, il vetro un'altra, e così via. Totale, questo è stato il totale, abbiamo speso circa intorno agli 11.000 yen, col cambio attuale me lo metto qua sotto, se. Ma dovete fare voi che prendete 11.000 yen e andate a fare il cambio cambia ogni giorno, ogni settimana. Diciamo che abbiamo speso quasi intorno ai 100 euro per una spesa del genere. Quando ci dura? Andiamo bene una settimana, qualcosa. Ovviamente dobbiamo comprare altre cose durante la settimana, a livello di verdura, a livello di frutta, a livello di... insomma, altri condimenti. Però questo qua è una spesa grossa che la facciamo ogni 2 settimane/3 al momento. Questo è. Quindi avete un'idea adesso larga di quanto è la spesa. E ho notato che in Giappone sembra che adesso fare la spesa costi meno di quanto possa costare in Canada, in America, in molti paesi europei. Forse anche in Italia alcune cose costano meno qua rispetto all'Italia, perché è tutto in base alla tassazione. Spero che sia stato di vostro interesse questo video. Nei commenti fatemi sapere quando è arrivata la spesa dove vivete voi. Così anche per fare un paragone tra nord-sud Italia, tra America, Inghilterra, Francia. Ditemi voi, quando è arrivata pazza la spesa dal supermercato vicino a casa vostra. Noi prendiamo la macchina e andiamo sul supermercato, non è vicino a casa. Guido così abbiamo più scelta di carne, più scelta di verdure. Quindi questa è la fortuna di avere la macchina. Un bacio ragazzi, fate bravi, ci becchiamo un prossimo video del Giappone.